Breaking Sound Metal Fest, quarta edizione. Siamo con due degli organizzatori, con Jacopo alla mia destra e Stefano. Ragazzi, ma come è stato costruire questa edizione sempre più grande, sempre più ricca rispetto alle precedenti? È quello che tentiamo ogni volta di fare, di essere sempre più grandi nel nostro piccolo. È difficile comunque, molto difficile, però la gioia che arriva alla fine, c'ho anche adesso durante, è pazzesco. E per quanto riguarda i gruppi, quest'anno abbiamo sostanzialmente due big, sia a livello italiano che a livello internazionale, Rotting Christ e Novembre. Tra l'altro poi durante la serata dell'Istanbul Café di qualche mese fa lo avevate preannunciato. Gli organizzatori ci avevano detto che ci sarebbero state delle sorprese. Infatti il grosso colpo è arrivato, ma ci sono anche dei gruppi pugliesi, vi dico su tutti, Reality Grey. Come hai detto tu, anzi come ha già detto Jacopo, scusate, noi vogliamo sempre aggiungere un tassello in più ad ogni edizione, con ogni difficoltà del caso, contatti, rifiuti, ricontatti di altre band. Questo diciamo che è un vero colpo, ci siamo riusciti, vedremo come andrà. Noi però vogliamo sempre guardare avanti. State già pensando alla quinta edizione, Jacopo? Pensando sì, però sempre con i vari sogni che ci percuotono. Penso che il prossimo passo più importante, oltre comunque agli eventi e ai gruppi, è quello di fare qualcosa di più grande, però anche più, molto più semplice, con più aiuti, con l'aiuto di tutta la città, perché questa è la cosa che ci importa di più. E poi anche la quinta edizione, ci farebbe molto piacere fare un'edizione col botto. Però ora godiamoci la quarta intanto. I ringraziamenti, Stefano, quelli d'obbligo, oltre chiaramente a voi che per mettere in piedi un evento del genere ci pensate già da un anno prima. Sì, è un impegno che se si prende non ti può tirare indietro. Arrivati a metà strada devi per forza arrivare alla fine. Devo ringraziare, anzi ringraziamo tutti, in primis l'amministrazione comunale di Mesagne, che da 4 anni crede in noi, crede nella nostra crescita, soprattutto nella persona del direttore artistico Maurizio Piro, che saluto. Niente, vogliamo ancora supporto da altri titoli, tipo, come diceva Jacopo, la città di Mesagne ancora deve entrare nell'ottica di questo festival, non è tanto capito. Vorremmo inculcare questa cultura e chissà, magari portarla anche al Breaking Sound, perché diciamo gente comune di Mesagne se ne vede ben poca, purtroppo. Di Novembre, nuovo in Puglia, Carmelo Orlando, com'è stato l'impatto con questo Breaking Sound? Noi vi abbiamo visti anche con un progetto molto più maturo, ma sempre fedele al vostro stile, qualche tempo fa per la Puglia Metal Fest. Sì, no, abbiamo trovato una situazione veramente professionale, degno dei festival esteri, insomma, una situazione perfetta, vabbè, poi la Puglia è un posto fuori dal comune, ovviamente, per chi non la conosce bene, insomma, benissimo, insomma. Cosa ci presenterete stasera? Io stamattina ho un mio pezzo preferito, Umana. Sì, Umana farà parte della scaletta. Proporremo un po' di pezzi dall'album Ussa e ovviamente anche della roba precedente. Ci saranno estratti da classica, Robert Hanks, da The Crew, insomma un po' di tutto. Siamo in compagnia di Nicola, Handful of Eight. Un ritorno in Puglia, ma com'è stato da quel palco, visto che siamo alla fine della vostra prestazione? È stato bello, è stato. Tutte le volte qua è veramente uno spettacolo, perché ci piace l'ambiente, ci piace il clima, abbiamo tantissimi amici qua e molto caldo. Stavolta è stato caldo, però
bel concerto, bellissimo palco e posto veramente stupendo. E tra l'altro abbiamo visto anche che i fan incominciano ad apprezzare e a tornare ai vostri concerti pugliesi, ed è un bel segnale. Senz'altro. Poi qua diciamo che oramai veniamo quasi tutti gli anni a fare almeno una data, quindi ci conoscono, cominciano a conoscerci. Poi sono tanti anni che suoniamo, la Puglia l'abbiamo fatta, io penso tutta, penso, quindi... Però tutte le volte che ci dicono una data, che ci chiamano, qua è sempre, per noi è top venire in Puglia, quindi ottimo direi. Progetti? L'uscita del nuovo album, stiamo registrando adesso, durante l'estate, abbiamo fatto diciamo la metà dell'album e uscirà io penso a gennaio o febbraio del nuovo anno. Poi dopo lavoriamo sulla grafica, su tutto il resto, però entriamo, definiamo le cose in studio nell'autunno e poi nuovo anno, disco nuovo e si riparte. Si riparte, ma con un sound come suonerà? Suonerà sempre senza compromessi questo black metal? Guarda, il nostro stile è questo, tiriamo avanti la nostra strada, però nel nuovo album ci sono parecchie soluzioni differenti, che anch'io mi sono meravigliato perché i pezzi sono venuti un po' più diciamo dissonanti e alcune cose che richiamano proprio l'inizio, alcune melodie proprio del primo album quasi, quindi siamo un po' tornati indietro, ma abbiamo, ci siamo aperti a delle soluzioni più dissonanti, melodiche, ma anche lente. Poi ci sono i soliti pezzi, la metà album tiratissimo, però il resto è abbastanza strano diciamo, anche per me, quindi poi sarà agli altri dire se piace o meno. Io sono soddisfatto di come sta avvenendo, quindi. E noi ti salutiamo con uno Stay Metal. Stay Metal, grazie. Reality Grey, fine performance. A me date sempre più l'impressione di una band americana, però voi siete pugliesi, com'è stato dal palco? Anche. È indescrivibile, veramente, troppo bello, veramente bellissimo, il pubblico ha risposto, anche la nostra performance non è stata malaccio per quello che mi riguarda, quindi siamo contentissimi veramente. Io vi avevo visti già a Sant'Eramo qualche mese fa, mi avevate impressionato, ovviamente il progetto è in itinere, e a proposito di progetto, quando vedremo alla luce il nuovo album? E stiamo valutando un po' di proposte, quindi l'album è pronto da un bel po' di tempo, quindi aspettiamo il momento propizio per farlo uscire, quindi speriamo entro la fine d'anno, sicuramente entro fine anno ce la facciamo. Non te la voglio banalizzare, però è d'obbligo, band di ispirazione, questo melodic death metal, anche se a me le etichette non è che piacciono molto. No, neanche a noi, diciamo che all'inizio magari potevamo... Ci sono suggerimenti. Che suggerimento? Ci sono dei suggerimenti? Non lo so, Melodic Death ce lo dicono un po' da sempre, però ogni volta che ci ridiamo sopra, perché magari ci sono tante di quelle influenze che Melodic Death è un po' riduttivo probabilmente. Però sì, sicuramente, come ha detto Albo, ci etichettano in quella maniera da un po', da un bel po' di tempo, diciamo da quando siamo nati, però diciamo che spazia, specialmente negli ultimi anni abbiamo spaziato parecchio, quindi molto di, come hai detto tu, di matrice americana, quindi sì, Melodic Death, ma non solo, tanto altro. Siamo in compagnia di Saki Stolis alla mia destra e del chitarrista dei Ghost of Mary che ci aiuterà nella traduzione dell'intervista. E ci provi almeno. Innanzitutto, how are you, Sakis? Fine, I feel like home here. And about Breaking Sound Metal Fest, what do you think? It's okay. Just saw the festival. It's a small festival, but with a hope that it can make step ups. I mean, it's a nice area. It's the organization so far is perfect. So we will spread the news that the festival is good. So for the future editions, maybe will be bigger. Praticamente, vabbè, innanzitutto ha detto che lui si sente a casa qui. Ha detto che è un'organizzazione perfetta, il posto è molto bello. Lui spera che nel futuro questo festival sia ancora più grande e ci siano nomi sempre più importanti e che la partecipazione del pubblico sia sempre maggiore. Hey, hello, this is Sakis from Rotten Christ. And keep the metal spirit alive in Italia. Until the next time, arrivederci. And about Rotting Christ, what's the change, the sound in the last years? Yes, it changed sounds because we also change as people. We keep our roots,
keep the idea from where we started, but we make step ups because we grow up. We are not young anymore. We try to put some new things in our music. Some people like, some people don't. But we do it, you know, for the hell out. We do it because we like it, and it's very important. Loro praticamente, come tutte le persone, crescono, e così anche la loro musica cresce, sempre cercando di mantenere le loro radici. Ad alcune persone piace, ad alcune può non piacere, però è un discorso musicale, è normale che sia così. Noi ti ringraziamo, thank you Sakis, thank you, have a nice time. Hope you enjoy, always enjoy, especially here in the southern part of Italy. It's like we are home here. Like I feel no difference at all, so we give our best for a hell of a show. So until tonight, non serve. Thank you so much.